Inizio di stagione con una prestazione, non possiamo ancora dire come è andata a finire, ma comunque Florian Kostner possiamo dire che c'è. No, sono contento, adesso è solamente una questione di centimetri, penso che fosse davanti Pietro, però magari succede. Siamo tutti un po' indietro, che lavoriamo meglio, dai, tutti un metro indietro, un metro. Comunque sensazioni. Sono curioso di vedere, però bene, specialmente le braccia erano buone, si gioco bene oggi, anche che siano veloci. Si vede. Pietro, un Aaron 3, dove chiedevi sensazioni importanti, la strada per Oslo, marzo 2011. Scusa, tutto il resto viene dopo. Ah sì, oggi più che altro volevo fare un buon allenamento. Un po' più centrato il pannello. Avevo tanto tempo di tornare a mettere un numero, mi ero anche un po' stufato di continuare a fare solo allenamento. E oggi ci volevo, come dici tu, avere delle risposte positive, ci sono state, ho fatto un gran ritmo tutto il secondo giro e poi ci siamo un po' spaccati la schiena a tornare in giù perché c'è tanto da spingere, però sono comunque contento, al di là della prima e seconda posizione sono felice di essere qui, tanto pubblico molto caloroso, il Comerico ha sempre risposto molto positivamente a tutto lo sci di fondo e oggi la testimonianza. Ed è tornata una grande manifestazione, un grande evento del fondo nel Comelico dopo tanti anni. Bravi, sono proprio contento, sono il primo a fare loro i complimenti perché ci voleva e penso che anno dopo anno avranno sempre maggiore successo perché se lo meritano. Cristian Zorzi, anche per te una competizione che ti riconferma un po' alle origini, oggi è un'altra gara, un'altra gran fondo della stagione dopo gli assoluti dove hai confermato di stare tutto sommato bene. Ma io oggi sono contento di aver fatto questo risultato, anche perché in classico non si dice molto, però sono riuscito a tenere il ritmo in salita. Certo Pietro oggi nelle fasi di spinta ha fatto molto molta velocità, ha fatto parecchia selezione e diciamo che comunque sono soddisfatto della mia prestazione e sono soddisfatto di essere venuto qua oggi a ricordare un ragazzo sportivo, di una famiglia di sportivi rifondisti, quindi arriva la contento di essere qua oggi e spero in futuro di proseguire. Grazie, vi lasciamo l'intervista. Vittoria il secolo. Intanto salutiamo al traguardo Marco Crestani, quindi vittoria ex aequo per i due, quindi hanno consumato il video, forza di andare avanti indietro e quindi bene così. Allora, una vittoria ex aequo ma soprattutto un test italiano. Sì, al di là del risultato finale che comunque mi dà soddisfazione. Era importante ritrovare delle buonissime sensazioni che oggi ho avuto. Ho fatto quasi tutto il secondo giro davanti a tirare il gruppo per cercare di fare la maggiore selezione possibile perché alla fine, ripeto, al di là del risultato quello che mi interessava di più era nel mezzo della gara fare delle tirate stile un po' una 10, una 15. Questo è stato, spremato il gruppo fuori dallo stadio, poi siamo rimasti solo io e Florian Kostner in cima alla salita e ci siamo scannati, come si suol dire in gara, fino al traguardo e poi neanche averla organizzata ci siamo ritrovati ex aequo pari come vittoria, quindi bene sia come risultato che soprattutto come sensazioni. L'arrivo del due carabinieri insieme, poi arrivare col Pietro la seconda volta, è una gran giornata. Diciamo, per me è sicuramente un onore sentire parlare così Pietro, che ha avuto oggi buone sensazioni. Io penso che oggi ero al suo livello perché avevo veramente le braccia che spingevano bene. Forse lui sul secondo giro ha fatto un po' più di me, però la salita l'ho tirata anch'io e ho fatto anch'io selezione, quindi devo dire che ancora ho dimostrato che se corro bene posso correre a altissimi livelli. Berlini. Siamo Veronica e poi secondo giro il percorso gara. Anche per te un passo importante verso Oslo. Sì, un passo importante. A Oslo diciamo che è quello che è scritto da 4 km, quindi queste gare anche se non atletica vanno bene. Grazie, in bocca al lupo. Sì, un bel De Martin, intanto salutiamo anche il vicepresidente della provincia una rottura, di Belluno, Michele Carbonio, che ho dovuto tirare, diciamo, per ritornare al comando, quindi è stato un bel essere
La pista era presente, quindi è stata una bella gara. Una partenza un po' difficile. Alto Robneka. Sì, in realtà qualcuno sì, mi ha buttato sul bastone, l'ho persa, ho dovuto tornare indietro a riprendere, è stato un disastro. Mi sono trovata proprio dietro, però poi sono riuscita a recuperare bene e quindi sono contenta. Più stretti, portatevi un po' di qua voi. Pian piano stanno arrivando un po' tutti i protagonisti. Comunque al secondo posto che vale una vittoria, no? Sì, poi ancora sono davanti a mia sorella. Ancora per qualche anno riesco a batterla, dai. Come andate? No, bene. Gunther Lungardier, l'ultimo dei carabinieri in gara. Poi il secondo le ha aumentato. Il furiere. E io ho mantenuto, ma non ce n'è. Allora, oggi come andata? Siamo con la vincitrice. Sono contenta, bene, non me la portavo, perché comunque non faccio gare lunghe. Questa stagione. Faccio ancora arrivare a ragazzi che potevano essere presenti. Quindi arriva a terza, ho riconfermato il posto l'anno scorso. Nonostante Antonella e gente forte che c'è quest'anno, però sono contenta.